Brutta sorpresa per la banda Bassotti di turno. Aprono la cassaforte, ma devono accontentarsi soltanto di semplici documenti. È successo la notte scorsa al comune di Rocca Piemonte, dove alcuni balordi, almeno due persone secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, si sono introdotte al comune con l'intenzione di svaligiare la cassaforte. Sfruttando la serata di festa del carnevale, i malintenzionati si sono diretti al comune in piazza Zanardelli, sicuri di non essere scoperti e riuscendo a forzare una finestra nella parte posteriore del palazzo comunale del piccolo centro dell'Agro. La banda del buco è andata però clamorosamente a vuoto. Dopo aver forzato la porta della stanza del segretario comunale, hanno avuto tutto il tempo per aprire la cassaforte dell'ente guidato dal sindaco Antonio Pagano, operando con una fiamma ossidrica. Si possono soltanto immaginare le facce dei malviventi una volta che la cassaforte si è spalancata. All'interno solo un assegno circolare di 1000 euro che è stato portato via e documenti sparsi che invece sono stati lasciati ovviamente al loro posto. La scoperta stamane da parte dei dipendenti comunali che hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Castel San Giorgio, in particolare quelli di Mercato San Severino, che con il reparto radiomobile hanno effettuato i rilievi del caso. Le indagini sono portate avanti dagli uomini guidati dal capitano Basile.